Cedo ora la parola a Shark, vento d'oriente e dei deserti. Solo gli amici mi chiamano Shark. E ai miei nemici del mio nome resta solo il sapore della sabbia. Mentre gli altri venti giocavano a rincorrersi tra ruscelli, montagne e praterie, io ho passato l'infanzia in una terra arida e bruciata, fatta solo di sabbia, dune, serpenti e scorpioni. Come distruggere le terre e lasciare solo sabbia e deserto. Ed allora, ogni giorno, soffro, sperso, rigo, rovino, graffio, rubo, mordo, soffro. Per privare gli uomini del loro destino e trasformare ciò che resiste in statue di sale! Molto bene, molto bene! Proseguiamo il nostro incontro! Ed ora... Pausa spuntino! Me la mangio tutta la volta! Bene, molto bene! Proseguiamo il nostro incontro! Cedo ora la parola a Maggie! Maggie, adesso bambini noi faremo un gioco bellissimo! Io conto e voi vi nascondete! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Sì, già. Venticelli. Indiano. Come mai sei qui? Anch'io voglio partecipare al raduno. Mi ha invitato il grande vento del nord. Sarà un vero piacere. Credo anch'io. Parlaci di te. Io vivo sulle montagne e la mattina presto attraverso la foresta velocemente per portare a valle l'aria fresca e frizzante dalle cime. La stagione che mi piace di più è la primavera. Mi piace vedere tutte le facce contente della gente che spazza via
neve. E poi mi piace il gorgoglio? Il gorgoglio del ruscello sotto il ghiaccio. E poi tutti quei prati pieni di fiori. E all'aurora sollevo le nuvole e mi incanto a vedere la rugiada che si trasformano in splendidi diamanti. Oh, ma a volte mi porto un temporale e mi piace delle luci guizzanti dei fulmini. E il fragore del tuono! Ma quando i ciliegi stanno in fiore, faccio piano piano, perché non voglio rovinare quei petali delicati. Perché mi osservate così? Lo sai, un tempo abitavamo anche noi in una regione simile alla tua. Immagina una montagna altissima, coperta di fiori fino quasi la cima. E tanti animali di cui non ha mai sentito parlare. Ormai molto tempo. Un giorno si scatenò una forte tempesta preceduta da violente mareggiate. Noi soffiammo con tutte le nostre forze per contrastarla e proteggere la nostra isola. Ma contro una furia simile non ci fu nulla da fare. Inondò le pianure, devastò la foresta e ci diede la caccia per molte ore sull'oceano. Soltanto quando ci spinse in un brull'arcipelago ci lasciò in pace. E non siete mai più ritornati alla vostra isola? Una volta ci abbiamo provato, ma quel ventaccio tempestoso ci ricacciò indietro con forza. Ci disse che ci avrebbe inseguito negli angoli più remoti della terra se avessimo tentato di tornare. Allora decidemmo di rivolgersi al Consiglio dei Grandi Venti per reclamare i nostri diritti. Per ottenere questo dovevamo diventare grandi venti. Ci abbiamo provato, ma quel vento della tempesta è molto potente. E qui ha molti amici che lo sostengono. Purtroppo non è cambiato molto. E quindi ci toccherà rimanere in quel triste arcipelago ancora a lungo. E tu perché vuoi diventare un grande vento? Solo perché voglio diventare un grande vento. Ma per quale motivo? Non hai detto di avere una ballata meravigliosa. Ma io vorrei diventare un grande vento forte e importante come loro. Ma a che scopo? Vuoi spazzare via dai rami i fiori di ciliegio appena sbocciati? Oppure abbandonare la tua valle per sempre e andare a fare il grande vento da chissà qualche altra parte? No, io non voglio abbandonare la mia valle. Ma la tua valle non ha bisogno di un grande vento. Ha bisogno di te. Come ti permetti di parlare così a noi che siamo i grandi venti? Ma chi sei per sostenere che non siamo dei buoni venti? Ma allora non mi capite proprio. Non sapete parlare di nient'altro che devastazione e distruzione. Vedo che vi rallegrate solo a raccontare e sentire fatti terribili. Ma come ti permetti, nanerottolo? Ma io vorrei soltanto essere... Visto che qui
Non hai amici che ti appoggiano. Farai quello che ti viene ordinato. Ma io ce li ho gli amici. Qui, in questa stanza. No, ma nella mia vallata verde. E se non qui, dove pensi che ti servano gli amici? E io per amico Evar, il corvo. Un di corvo per amico. Sì, proprio un corvo. Scusi, permetti. Aia, non mi tirate le piume. Questo è il corvo. Un corvo a raduno di tempi. Sì, e non un corvo vigliacco, ma un amico. Cerchiamo un po' di chiacchiere, cerchiamo se si può uscire da qua appena possibile. Grazie. Oh, scusi. Ma me la tiene un attimo. Grazie, grazie. Buongiorno. Io sono Anna e vengo dalla vallata. Oh, che civetta! Sono qui per caso, normale. C'è per caso una regola che esclude i corvi dal regno dei venti? Perché Sagir amici qua ne ha. E per amici lei non intendeva solo venti, vero? Per quanto riguarda gli amici, tu potresti anche avere ragione, ma io partivo dal presupposto che qui ci fossero solo i venti.